mi serve poi dopo. Dunque, dicevamo, comprensione del testo. Il tema non è affatto semplice, è complessissimo, investe un mucchio di discipline, delle quali io vi confesso subito, non sono assolutamente un esperto, cioè perlomeno non ne conosco tutti gli aspetti, non pretendo naturalmente di avere una visione teorica, sufficientemente esaustiva, come dire, per non deludervi troppo. Comunque, dalla psicologia dell'apprendimento alle neuroscienze, la psicologia dell'educazione in generale, la didattica, la valutazione, sono tutti ambiti di studio, di ricerca, di applicazione, che sono talmente complessi, come dire, che sono temi un po' al di fuori, se cioè non al di fuori, sono naturalmente inclusi in questo laboratorio di stamattina, però noi focalizzeremo solo su alcune parti. La comprensione del testo pone un sacco di problemi dal punto di vista di problemi, di problematiche, dal punto di vista della gestione stessa del testo, dal punto di vista della comprensione dell'astrazione, della metacognizione che si fa. Quindi quali sono i processi che la mente attiva quando impara, quando fa delle domande, quando fa delle inferenze, quando ipotizza. Come conviene insegnare, la comprensione del testo e come ci si comporta quando si impara attraverso la lettura di un testo, sono tutti temi. Scusate, io devo ammettere nel frattempo qualcuno che mi sa ha bussato, però non lo vedo. Com'è possibile? Non lo vedo. Vabbè, tornerà. Perché siamo tutti in aula. Quindi dicevo, la comprensione del testo è una materia molto, molto complessa. Come funziona la macchina cervello? No. Questo è il tema generale della comprensione, c'è un tema generale della comprensione del testo. Io mi limito oggi a parlare un po' di come funziona la macchina, cioè la nostra mente, il nostro cervello, quando impara utilizzando delle fonti informative. Quindi, naturalmente, sì, parliamo di testi, però vabbè, testo è una parola anche molto ampia, molto generica. Benvenuta in Coronato. Buongiorno. Ah, Abbiamo salve. iniziato da un minuto, abbiamo iniziato, Sì. quindi Ok, non ti sei persa nulla, diciamo. grazie. Quando impariamo, quando cerchiamo di comprendere un testo, naturalmente dovremmo essere anche un po' consapevoli dei nostri limiti e delle nostre potenzialità. E questo naturalmente avviene con l'esperienza, con l'apprendimento, con l'apprendimento continuo, diciamo, ecco. Perché poi si impara naturalmente a gestire procedure di controllo, di autoregolazione, vado avanti, indietro sul testo, insomma, mi regolo anche sui tempi e quindi genericamente quali sono le strategie di apprendimento che si adottano per comprendere un testo? È una domanda ampia nella quale noi dobbiamo poi tenere anche conto nella risposta che non sono irrilevanti aspetti motivazionali, emotivi, soprattutto rispetto alla realizzazione anche di un processo di ricerca. I colleghi bibliotecari lo sanno, no? Dall'information literacy, dagli studi sull'information literacy, noi sappiamo benissimo che quando qualcuno ci assegna una ricerca o noi stessi ci poniamo l'idea di fare una ricerca, comunque lo stato iniziale è uno stato di ansia, di incertezza. Anzi, se, diciamo che se non avessimo uno stato di incertezza non avremmo bisogno neanche di imparare niente. È l'incertezza che ci spinge a porci delle domande e a trovare risposta. Però inizialmente lo stato emotivo qual è? È uno stato di ansia che man mano si dissipa, diventando
altro, magari anche soddisfazione, alla fine del ciclo, alla fine del ciclo di ricerca, che ha compreso evidentemente, come dire, strategie di comprensione del testo. Cioè, più capiamo, più siamo capaci di leggere e capire un testo, più ci togliamo dai guai, dissipiamo quello stato di ansia e ci avviciniamo a uno stato di soddisfazione. Allora, lo ripeto di nuovo, la comprensione del testo non è una materia sulla quale io sono estremamente ferrato e quindi vi accontenterete delle cose che faccio. Quello che sicuramente posso accennare è che noi utilizziamo degli schemi naturalmente per capire, per leggere, per capire, per comprendere, per fare nostre le cose che leggiamo. Vengono dalla psicologia dell'apprendimento, dagli studi sulla mente, eccetera, naturalmente, nei quali si parla di frame e di script. Sono due concetti molto, ma molto interessanti che varrebbe la pena solo passarci, penso, tanto tempo a studiarli per capirli a fondo. Quello che io vi posso dire così sinteticamente è che i frame, appunto, sono queste cornici dentro le quali noi ci muoviamo più o meno consapevolmente tutte le volte che entriamo in un contesto relazionale di scambio di contenuti, di conversazioni, di saperi. Cioè, per fare un esempio, se io adesso mi mettessi a parlare, che ne so, della mia colazione di stamattina, voi capite che non è che c'entra molto con il frame, con la cornice, diciamo, nella quale ci stiamo muovendo, che è quella di una lezione sui software per l'analisi e la sintesi dei testi digitali nello specifico. Quindi noi ci muoviamo in qualche modo dentro dei frame, delle cornici, non sono naturalmente dei compartimenti stagni, e se ci fate caso, nel primo incontro, il tema era proprio quello, le cornici storiche nelle quali noi ci muoviamo per rapportarci con le fonti informative. Ecco, fare quel tipo di lavoro sui frame significa quindi fare il lavoro sulla scrittura antica, sulla scrittura medievale, la stampa moderna, il digitale oggi, significa creare delle cornici mentali all'interno delle quali poi noi ci muoveremo più o meno a nostro agio, e tutte le volte che qualcuno ci parlerà di libri manoscritti o di libri digitali, noi sapremo sempre collocarli in un ambito preciso, e quindi riusciamo in questo modo ad attivare tutta una serie di preconoscenze sulle quali poi innestiamo quelle nuove che ci stanno arrivando dal contesto specifico. Questo, come dire, è una definizione molto, diciamo, proprio casareccia, diciamo, di frame. Andate naturalmente a studiare, ad approfondire, io prometto di farlo, insomma, però è veramente impegnativo. L'altro concetto che secondo me è significativo, che vale la pena tenere a mente, è quello di script, che tradotto poi in parole, diciamo, più semplici sta per copione, no? Sceneggiatura, canovaccio, una procedura, uno script è una procedura. E per chi c'era al secondo incontro, io vi ho fatto vedere una procedura di apprendimento sulle fonti informative, tenendo conto della loro specifica funzione dentro un processo che inizia da una parte e si svolge andando da un'altra. Per cui, ecco, se dobbiamo fare la ricerca sul carnevale, vi ricordate, la prima cosa da insegnare ai nostri ragazzi, piccoli o grandi che siano, se non l'hanno mai fatto, naturalmente quelli grandi, è consigliargli di prendere confidenza con dizionari e enciclopedie, perché sono appunto degli strumenti adatti in quella circostanza, in quella precisa circostanza iniziale, no? In cui abbiamo bisogno di entrare a prendere confidenza con il tema. Quindi, se noi facciamo ricorsivamente questa cosa, la ripetiamo spesso, poi dopo un po' diventa uno script, cioè una procedura automatica che si attiva tutte le volte che qualcuno mi dice: guarda, devi fare una ricerca. Io non è che, oddio, oddio, adesso dove vado a parare? Bene,
come minimo so che posso iniziare già usando dei dizionari, delle enciclopedie e poi così via, tutta la filiera della documentazione che, come abbiamo visto l'altra volta, per chi c'era appunto, è enorme, eh? Non ci sono solo due tipologie, uno o due tipologie di documenti. Di documenti ce ne sono tantissimi e oggi è veramente anche poi molto complicata la situazione perché tutti questi documenti si sono un po' sbriciolati, si sono granularizzati, sono diventati dati, dati che possono essere ricombinati in milioni di forme diverse e per cui anche il concetto di documento diventa un po' più liquido, direbbe Bauman. Quindi, fine dello spiegone iniziale, era giusto per darvi l'idea di quanto è complesso e di quanto naturalmente io stesso abbia bisogno naturalmente di continuare a lavorare dal punto di vista teorico, sulla comprensione del testo. Allora, come di consueto direi, a questo punto facciamo un piccolo test, facciamo. Io condivido con voi lo schermo, eh? Condivido con voi lo schermo e vi faccio questa domanda. Vi faccio questa domanda. Quali software conosci per il trattamento del testo? È una domanda, insomma, abbastanza, come dire, abbastanza diretta, ma insomma, ecco, parla di software, insomma, ecco, è specifica, dovete, come dire, fare riferimento solo a questo concetto. Come facciamo a rispondere? C'eravate tutte, penso, le altre volte. È sufficiente andare sulla chat. Vabbè, riprendo prima il codice. 610853. Per chi non se lo ricordasse, io adesso chiudo la condivisione. Nella chat scrivo l'indirizzo che voi dovreste digitare sul vostro browser o al limite anche nel motore di ricerca, perché tanto ve lo dà lo stesso, www.menti.com, invio il codice che è 610853 e cominciate a rispondere qualche minuto, così giusto per attivare le famose preconoscenze, insomma. Quali software conosci per il trattamento del testo? È una domanda, cioè, nel senso, a me mi sembra no, non banale, cioè non voglio dire banale, ma comunque semplice, nel senso che è una cosa che tutti i giorni noi facciamo. Nessuno è impossibile, altrimenti non saresti neanche qua, probabilmente. Molto generica come domanda, eh? Cioè fa riferimento ai software, però possiamo metterci dentro qualsiasi software. Provate a pensarci un attimo, quali sono i software con cui noi trattiamo il testo. Qualcuno ha bussato, ha detto qualcosa? Vediamo un po'. Devo chiudere sempre la condivisione. Dove rispondiamo? Ah, ecco, www. Maria Grazia, accendete pure i microfoni quando volete dire qualcosa, siamo talmente pochi. Ok. www.menti.com e il codice è 610853. Ok, grazie. Open Office, ecco. Open Office è una risposta sicuramente. Word, Microsoft, foglio testo, LibreOffice. E provate a pensare liberamente, senza il testo, come viene trattato. Come trattiamo testo? Dove trattiamo? Durante la giornata noi lo facciamo in maniera quasi ossessiva, praticamente. Però non vi dico cosa. Voglio così che le risposte arrivino da voi, perché sennò tanto è inutile che lo faccio questo esercizio di brainstorming. Word Cloud, ecco. Open Office, altre risposte? Nannina, so che ci sei. Documenti di Google, messaggistica, ecco. Infatti non volevo dirlo prima, pensavo a WhatsApp, no?
Il testo naturalmente non è solo testo scritto, il testo è anche orale. Pensateci un po', su WhatsApp, come dire, ha preso ormai via questo scambio di messaggi orali che sostituisce spesso proprio la vera e propria scrittura sulla tastiera. Tra l'altro non c'è neanche bisogno per scrivere un messaggio, cioè usando appunto l'alfabeto, non c'è neanche bisogno più di usare la tastiera, in realtà basta parlare. Ecco che arrivano le risposte. Documenti di Google, parole chiave, tag, Word. Non vediamo la condivisione, Tommaso. Non la vedete più? Ah, ci picchia. Allora, grazie mille di avermelo detto, è che io ogni tanto, naturalmente, vedete qua, perdo il controllo. Eccoci, adesso dovremmo esserci. Eccole qua le risposte. Quali software conosci per il trattamento del testo? OpenOffice, o posta elettronica, certo. WhatsApp, VA. Guardate, sono al di là di quelli specialistici, che io so perché non rispondete, perché probabilmente state pensando a dei software specialistici che sono quelli che io vi dovrò presentare oggi. Però in realtà ce ne sono anche, insomma, ce ne sono veramente tanti. Anche i social sono testuali, cioè sono multimediali, cioè nel senso che hanno più linguaggi espressivi, ci puoi mettere suoni, video, chiaramente, però la maggior parte dei contenuti sono testuali. C'è una vera e propria, come dire, corrente digitale che si chiama data mining, text mining, sono vere e proprie miniere di testi sui quali si vanno a fare degli scavi in profondità per capirne le connessioni. Sono talmente gigantesche queste cose che, cioè, Facebook sostanzialmente funziona in questo modo e si vende le analisi che fa, si vende, insomma, in qualche modo valorizza proprio quel tipo di analisi sui testi. Va bene, dai. Era anche per focalizzare un minimo. La parola chiave più ricorrente è Word, ed in effetti noi abbiamo in mente come test, come base per la scrittura di testi, per il trattamento del testo in maniera, come dire, articolata, complessa, proprio Word, no? Word, che sia Microsoft, che sia LibreOffice, che sia, insomma, un software open source piuttosto che proprietario. Ecco, noi abbiamo in mente naturalmente questa cosa qua. Dentro la scuola primaria, ad esempio, io dico, perlomeno per la mia esperienza, non c'è stata, almeno fino ad oggi, o fino, insomma, prima della pandemia, grande attenzione alla scrittura di testi, digitali, naturalmente, su software come questi. E questo probabilmente è una cosa sulla quale vale la pena riflettere. Allora, mappe, va bene, vedo, insomma, altre risposte. Adesso però io vi porto sulla mia solita cartella su Drive, nella quale l'altra volta già avevamo caricato delle cose, e apro, vi ricordate, apro una lavagna, la Jamboard, crea e condividi, e questa la chiamerò analisi del testo. Questo Jamboard la chiamo oggi analisi del testo. Ok, tra un attimo condivido con voi il link che vi consente di entrare in modifica, però prima vi scrivo la domanda sulla quale mi piacerebbe fare qualche minuto di brainstorming.
Allora, dato un testo, vedete anche questo software è un software per il trattamento del testo alla fine, cosa fareste per comprenderlo? Passatemi la domanda banale, insomma, provate a rispondere dando queste domande, potreste farlo, farle anche ai vostri allievi, in effetti, una domanda del genere. E aspettarvi naturalmente delle risposte più o meno pertinenti in base alla loro esperienza, ai loro studi. Adesso torno sulla chat e vi incollo. Perché faccio questo esercizietto su Mentimeter e Jamboard? Perché vi vorrei dire che per me sono davvero straordinari da usare nella didattica a distanza, sia per fare dei piccoli sondaggi, appunto, che per fare scambio di idee, raccolta di dati, raccolta di opinioni. E quindi li userò sempre, in tutti i laboratori li uso, un piccolo esercizio lo faccio sempre, anche perché vale come rinforzo, diciamo, ecco, per arrivare a settembre, che magari poi dopo, quando ognuno di noi tornerà a scuola, sa, questo strumento saprà farlo. Tra l'altro la prof Arianna Piermattei, che dedicherà il nono laboratorio, naturalmente parlerà di questi strumenti in una maniera un po' più complessa di come faccio io, perché lei appunto gestisce aule 3.0, dove i ragazzi non usano più la carta, e quindi queste cose per lei sono davvero pane quotidiano. Allora, vi ho scritto nel chat il link alla lavagna. Non vedo ancora entrare nessuno, come mai? Accendete anche i microfoni eventualmente. Tommaso, non l'hai scritto nella chat? Non c'è? Sì, non c'è? No. Ah, ecco, c'è sempre questo problema. L'hai inviato. No, ma perché c'è una waiting room, non so perché mi si imposta sempre, ecco, sulla waiting room. Sì, scusatemi. Avvertitemi quando vedete che mi sto perdendo. Adesso c'è. La tecnologia, purtroppo. Allora, vediamo. No, che sto facendo? Ah, sì. Adesso c'è, eh? Ok, io condivido lo schermo e vado. Oh, adesso siamo dentro. Dato un testo, cosa fareste per comprenderlo? Cioè, così, adesso, in un post provate rapidamente, facendo anche un elenco, no, di attività. Appunto, sono talmente complesse che io non pretendo adesso di avere una risposta esaustiva. Non è quello il punto. E che se lo chiedete ai vostri allievi, probabilmente non sanno darvi come dire, delle strategie precise, perché non hanno magari neanche ancora maturato le capacità necessarie per poter fare. Leggo e cerco le parole chiave. Ecco, questa è una risposta assolutamente. Sottolineo. Bene, ecco, bene, bene, bene. Bene. Ecco. Bene, questioning, domande, chi, cosa, dove, come, perché, giustamente. Siamo tra adulti, quindi questa, bello, è come dire, è una riprova che io faccio delle cose terra-terra, però sono talmente terra-terra, appunto, che poi dovrebbero essere però, facilmente... Scusa Tommaso, ma sì, i cartellini li sistemi tu o si sistemano? Sì, li sistemo io. Ah, vero, non c'è... sì, dovreste vedere nella mia presentazione. In realtà io li sistemo perché si sovrappongono, no? Questo che cosa significa? Che voi potete naturalmente controllare questo, cioè tutti potete spostarli, eh? Adesso tutti avete i superpoteri, tutte avete i superpoteri, gli stessi poteri che ho io. Non ho messo nessun filtro, tutti potete sistemarlo, però ecco, normalmente voi quando siete in classe fate in modo che i ragazzi naturalmente imparino ad autoregolarsi, ma se ne viene nella gestione del testo. Qua dentro, vi ricordate, non ci vanno solo testi, si possono mettere anche immagini, si possono anche fare disegni, tipo cose, scarabocchi, insomma, si possono fare, però... questo... Sottolineo e collego i concetti tramite mappe, faccio una mappa, quindi siete bravissime, siete,
E io non ho più niente da dirgli. No, non è vero, non è vero. Queste sono le basi di partenza. Bene. Sottolineo. Questi potrebbero, potrei, le risposte potrei anche metterle magari in una certa sequenza, no? Mettere in evidenza i concetti chiavi e porre domande. Eh già, sì, così. Se ritenete, mi posso anche. Se vi ritenete soddisfatte, posso anche. Ah, ecco, si è unito Bufalo adesso, non so chi è. Avete il vantaggio dell'anonimato, potete scrivere quello che volete. Va bene, io direi che. Scusate. No, no, va bene, va bene, va bene provarlo, non c'è problema. Infatti Tanto non io lo questa. uso mai questa, non l'ho mai usata, però mi avevano parlato dei quadretti, scusate. Sì, adesso io non mi ricordo neanche come che si mettono, forse me lo puoi ricordare tu? In alto c'è Che. scritto sfondo. Ah, ok, si scelgono gli Ecco lì si sfondi. Sì, sì, sceglie. Ecco, adesso sì, sì, sì. finalmente l'ho trovato, l'ho cercato Sì, per tutto il tempo. ok. Pensavo fosse più complesso, invece in realtà. No, e poi è talmente semplice questa lavagna che insomma. Va bene, naturalmente le vostre risposte sono come dire, all'altezza del compito che ci attende, senza meno. Quello che io adesso cerco di approfondire con voi, riprendendo anche un po' il discorso dell'altra volta per chi c'era appunto sulle enciclopedie, la domanda rimane sempre come facciamo, no? Siamo partiti dalla domanda come facciamo ad imparare, come facciamo a sapere qualche cosa in più. Allora, io vi avevo presentato questa, adesso lasciate perdere pure Jamboard, vi avevo presentato questa slide, vi avevo presentato in cui è evidente che se io voglio sapere qualche cosa sul carnevale, allora c'è senza dubbio c'è sempre l'esperienza, eh? Cioè in modo non migliore, ma probabilmente più immediato, anche più profondo, di comprendere qualcosa e parteciparvi, insomma, starci, essere nel contesto. Per cui è chiaro che se voglio imparare qualcosa in più sul carnevale, vado. Quando è il momento del carnevale, partecipo al rito, mi seguo il rito in azione e probabilmente vedo, riesco a vedere, magari non ad ordinare, però sicuramente a vedere e a fare mie, a fare miei tanti, forse tutti gli aspetti del carnevale, perlomeno quelli significativi. Però abbiamo detto, al di là adesso dell'esperienza, cioè al di là dell'esperienza, considerata l'esperienza, che comunque può sempre rimanere un po' disordinata, se voglio sistematizzare le mie conoscenze sul carnevale, mi rivolgo a un esperto, vale sempre, sempre bisogna dirlo, sta cosa, i ragazzi stanno dentro la scuola per questo motivo, o vanno all'ente carnevalesco, vanno dove vogliono, se no, appunto, se non hanno questa opportunità di rivolgersi a un esperto, possono fare come stiamo facendo noi, lavorano in gruppo, fanno brainstorming, lo chiedono agli amici, lo chiedono ai familiari, gruppo, inteso come anche gruppo sociale, come comunità, insomma, ecco, come comunità di appartenenza. La terza opzione, naturalmente, è quella di informarsi, cioè andando a cercare conoscenze che sono registrate su qualche supporto, qualsiasi supporto. Allora, come ricorderete, conta quando ci, soprattutto conta insegnare, diciamo, dentro la scuola, conta insegnare dentro la scuola ai ragazzi, se vogliamo, come dire, farli imparare a fare ricerca, in questo caso specifico, spiegargli il ruolo che hanno dizionari ed enciclopedie. I dizionari perché definiscono il tema, in qualche modo, quindi rispondono a quella prima domanda, incertezza di delimitare il campo di studio e lo strumento editoriale successivo è da utilizzare
è l'enciclopedia. L'enciclopedia perché ci dà una panoramica del tema, ci dà una panoramica e quindi in un colpo solo passo da uno stato di ansia dove magari non so niente o comunque ho partecipato sì al carnevale, però io adesso non mi ricordo più come raccontarla questa cosa. La prof, la maestra mi ha chiesto di fare un piccolo tema sulla mia esperienza dei giorni del carnevale, oddio come faccio, non mi ricordo, me le ricordo un po' in maniera disordinata così, quando apro una voce enciclopedica, per ragazzi o per adulti che sia, se fatta bene, io riesco a trovare una panoramica sufficientemente esaustiva dei temi più rilevanti, che poi si andranno ad innestare, vedete anche dal punto di vista così del costruttivismo, insomma, si andranno ad innestare sulle mie preconoscenze, no? Che sono talmente vive poi che il testo a quel punto diventa davvero uno strumento che mette ordine nelle mie idee. E mi consente di focalizzare meglio alcune cose che avevo notato che non mi erano state del tutto chiare, quindi avevo bisogno di approfondirle. Cioè, pensate un po' quanto è bello, no, appunto, leggere dopo aver fatto anche una certa esperienza a livello di arricchimento. Quindi, chi c'era l'altra volta? Cioè, penso che c'eravate tutte l'altra volta, alla fine. Forse siamo le stesse stamattina, non lo dico più. Come risultato di questo processo di ricerca su Google, vi ricordate, vari copia e incolla, avevo copiato 6 pagine di Word, avevo copiato, e poi le avevo analizzate, vi ricordate, con un programma appunto per il trattamento del testo che si chiamava Conta Caratteri. Il Conta Caratteri, adesso io esco da qua e vado a riprendere, il testo era questo. Se non sbaglio, l'ho ricontrollato, sì, vado a memoria, ma sì, vado bene. Il testo era questo, vedete, abbiamo costruito queste 6 paginette in questo modo. Allora, le abbiamo analizzate con il contacaratteri quel giorno lì, avevamo visto appunto parole chiave, avevamo visto la sua, quante parole, quanti caratteri, quante parole, quanti spazi tra le parole, quante frasi, quanti paragrafi. Quindi come è organizzato il testo, la struttura, diciamo, la struttura generale e poi anche i tempi di lettura, no? Se eravamo riusciti sempre con questo programmino, mediamente a renderci conto di quanto tempo ci vuole a leggerlo in silenzio e quanto tempo ci vuole a leggerlo ad alta voce, quindi parlato. Bene, e quindi avevamo fatto una prima analisi del testo molto, come dire, molto semplice. Allora, io adesso vi voglio fare notare una cosa. Se io questo testo lo copio, anzi lo facciamo così, lo seleziono tutto, lo copio, apro un file, un LibreOffice, come se ne viene, lo metto qua dentro, lo incollo qua. Voi capite già quante cose si possono fare con un testo digitale, che naturalmente si possono fare anche sulla carta, eh? Si possono fare. Allora, questo è un testo abbastanza complesso, Cioè, nel senso che è già molto strutturato, perché c'ha almeno 5 fonti, eh? Le fonti sono di 2 tipologie. All'interno dei dizionari, ad esempio, ci sono un sacco di abbreviazioni, che se voi lo fate leggere a un bambino di quarta, quinta elementare, cioè non è detto che capisca che cosa significa SM, no? Sostantivo maschile, pure antico, toscano, eccetera. Cioè non è affatto scontato. Quindi, come dire, voi lo sapete meglio di me, soprattutto gli insegnanti, la complessità del testo va sempre commisurata all'età e alle capacità dell'allievo. In realtà, adesso io faccio così, questo testo così complesso lo tolgo e ne incollo un altro. Vado su Google, scrivo Carnevale Treccani, perché so che sta sulla Treccani, e copio la voce enciclopedica.
della Treccani, che è sempre un testo complesso, però un po' meno rispetto a quello che ho strutturato in quelle sei paginette. Lo copio e lo vado a metterlo sul mio file di Word. Sono tre paginette, ecco qua. Questo lo posso anche togliere, carnevale, questo posso fare diventare anche grassetto. Ok, ok. Cosa possiamo fare su questo testo? Allora, diciamo che in linea di massima la comprensione del testo, le teorie sulla comprensione del testo dividono, no, le attività in due tipologie. Uno, le capacità che ci vogliono naturalmente per comprenderlo, e l'altra, le strategie di comprensione. Capacità e strategie. Allora, le capacità necessarie per poter capire questo testo fanno riferimento naturalmente innanzitutto alla struttura del testo, eh? Quindi devo spiegare che cos'è. Vabbè, devo spiegare anche che cos'è questa riga, in cui ci sono il nome dell'enciclopedia e il nome dell'autore. Questi sono due elementi che hanno, come dire, due entità che hanno una funzione specifica. Quindi tutta la titolazione, eh? La titolazione è un elemento strutturale sul quale noi dobbiamo lavorare tanto, soprattutto nella scuola appunto primaria e secondaria di primo grado. Noi lavoriamo tantissimo sulla titolazione, qua dentro non c'è un'immagine, ma nessuno mi impedisce naturalmente di inserire, inserisci immagine, inserisco un'immagine, dovrei tenere conto naturalmente del momento in cui leggo, in una prima fase, la lettura che io faccio è una metalettura, cioè questo dovremmo far maturare, ragazzi, questa capacità di leggere e di intuire già solo dalla struttura del testo, di quale tipo di testo abbiamo sotto mano e probabilmente anche di che cosa andrà a trattare. Quindi vedete, titolazione certamente, ma poi anche paragrafi, paragrafi sono questi. Vabbè, io pare che sto a fare lezione naturalmente dei bambini, non sto facendo lezione dei bambini, ma io vi voglio fare vedere che naturalmente, stando su un file digitale, la scomposizione del testo, anche dal punto di vista granulare, io potrei rendere lettera per lettera, parola per parola, potrei decidere appunto di analizzare questo testo, di suddividerlo in mille frammenti, cosa che sul libro di carta, ad esempio, è molto difficile, cioè devi riscriverlo in realtà. Quindi, ripeto, paragrafi, frasi, immagini, titoli, tabelle, testi continui e non continui, no? Quando cominciano ad esserci naturalmente grafici e tabelle, noi sappiamo che si introduce questo tipo di differenza. Qua manca un punto, lo aggiungo io, forse manca anche nell'originale addirittura. Pensate all'ortografia della Treccani. Allora, qualcuno di voi ha messo nel brainstorming su Jamboard cosa faresti per, dato un testo, cosa faresti per capirlo, per comprenderlo, dice, mi porrei le domande, le famose domande. Le famose 5V, no? In realtà la cosa interessante è che a me piace, cioè io l'ho fatta con i miei bambini, l'ho fatta in quarta quinta elementare, l'ho fatta, faccio fare una leggenda all'inizio, gli faccio fare proprio delle famose 5V. Associo, allora il chi magari diventa il rosso. Tutte le parole che identificano delle persone, comunque dei soggetti, degli agenti, direbbero i bibliotecari di Ranganathan, diventano rossi. Poi dopo cosa abbiamo? Il cosa, no? Il cosa potrebbe diventare verde. Faccio una leggenda all'inizio. Allora, adesso io le scrivo velocemente. Poi dopo vado avanti anche, non è che mi soffermo molto su questo, ma per farvi capire la potenza. Quando, perché, no, e dove. Bene,
io do dei colori diversi a questi elementi, do dei colori diversi e chiedo ai ragazzi di leggere il testo e di identificare gli elementi che lo compongono, insomma, strutturandoli in queste cinque categorie, e man mano che leggono, naturalmente, l'enciclopedia, scopriranno chi, cosa, come, perché. È un'operazione che si può fare in digitale in maniera talmente facile, talmente semplice, diciamo, ecco, considerata un'abilità digitale, naturalmente. Io sto dando per scontato che comunque i ragazzi in questo contesto impareranno sempre di più ad utilizzare dei computer, computer, poi anche tablet, telefonini, ma io suggerirei tanto computer, perché comunque rimane uno strumento di lavoro ancora multitasking molto più facile da utilizzare. Quindi, dal punto di vista della capacità, abbiamo detto riconoscere la struttura del testo, riconoscere la struttura sintattica, e fare delle inferenze, fare delle domande. Le domande banalmente possono essere queste, ma poi potrei aggiungerne anche altri, no? Con quali mezzi, in quale modo, insomma, le domande possono essere davvero mille. Noi ci siamo un po' adagiati su queste cinque domande anglosassoni, diciamo, del giornalismo anglosassone. Funzionano, sono facili da spiegare. E finisce in qualche modo presto la spiegazione su questo aspetto qua. Un altro aspetto che posso, l'altra componente della comprensione del testo, oltre alle capacità, è quella delle strategie, no? Di lettura e non solo. Allora, come lo capiscono un testo? Come faccio a capirlo un testo? Sono un ragazzo di 14 anni, 15 anni o di 10, 11 anni, come faccio a capirlo? Lo leggo. Quando l'ho chiesto a mia figlia, dico, dimmi un po' come a scuola, come vi fa a capire i testi la maestra? Ci dice che dobbiamo leggere, rileggere, leggere, rileggere tante volte e dobbiamo sottolineare le parole più importanti. Attenzione, bene, ma sapete dove selezionare le parole più importanti? Individuare sul manuale che dove già sono in grassetto le parole più importanti, oppure togliere le parti meno significative, che sul manuale di scuola in realtà, in quei testi che propongono, è già una sintesi, quindi di parti meno significative in realtà ce ne dovrebbero essere proprio al minime, sarebbero minime, e quindi ho un po' notato che su questo c'è una certa improvvisazione nella gestione di questa attività. Comunque, certo, leggere e rileggere è fondamentale. Leggo e devo non solo decodificare, ma anche capire semanticamente che cosa significano quelle parole. Se non ho esperienza, se non sono abbastanza colto per quella che è la mia età, naturalmente, alcune parole dovrò andare appunto a cercarle sul vocabolario. E una delle strategie per capire il testo è appunto quella di andare a consultare il vocabolario. Posso ripetere anche ad alta voce, provare a memorizzare rileggendo più volte lo stesso testo e poi dopo anche ripetendolo, no? Individuo delle parti importanti e delle parti meno importanti. Connetto a livello sempre di strategie. Questi contenuti con il brainstorming, magari, che abbiamo fatto, no? La lezione scorsa, ad esempio, nel brainstorming erano venute fuori delle cose. Ecco, per capirlo, il testo sicuramente aiuta tantissimo innestarlo sulle conoscenze, pregresse. Quindi, di fatto, lo faccio di continuo, Quando leggo un testo, mi vengono in mente tantissime, tantissime altre cose. Che magari non sono necessariamente scritte. Poi prendo appunti, seleziono parole chiave, che cosa posso fare ancora? Posso sottolineare, questa cosa della sottolineatura? No, questo cancella, questa cosa della sottolineatura è facilissima da fare. Posso riassumere, naturalmente, quando riassumo posso benissimo copiare delle porzioni di testo e trascurarne altre, copiarle e incollarle e metterle magari in un altro file che mi sono creato. Allora, so che non vi sto dicendo niente di nuovo, ma io vorrei arrivare a farvi vedere uno strumento un po' più complesso, diciamo, di questo, e
cercare di rendervelo digeribile proprio perché poi sarà facile innestarlo dentro una quotidianità che è fatta anche di queste cose qua, chi insegna dentro la scuola elementare, insomma, anche alle scuole medie lo sa benissimo che questo è proprio pane, pane quotidiano, indipendentemente dalla disciplina, direi, ecco. Quindi ci sono almeno una decina di strategie che utilizzano, da leggere a rileggere, tornare indietro. Ecco, la lettura testuale è molto interessante perché posso ritornare sullo stesso concetto anche più volte, no? Posso leggerlo e rileggerlo, oppure, che ne so, fare dei collegamenti tra questo capoverso e il capoverso precedente. E, insomma, sono davvero delle banalità queste qua. E, allora, la cosa che mi interessa però adesso che voi notiate è che se io lo salvo, questo file, lo chiamo Carnevale Tommaso, salva Carnevale Tommaso, allora questo file è dentro al mio computer. Per condividerlo con la maestra, con il prof, ho delle strategie di condivisione banali, insomma, gli mando una mail o al limite lo allego anche alla chat di WhatsApp, no? Ce ne sono tanti modi per condividerlo questo testo. Però in effetti, se io questa cosa di mandarglielo non la faccio, il testo rimane sul mio computer. Rimane. Bene, che cosa ci consente di fare uno strumento che abbiamo già visto, ma che adesso andiamo a vedere meglio? Allora, seleziono tutto, torno sul Drive, nella mia famosa cartella. Questo era il Carnevale con tutta la ricerca fatta. Apro un nuovo file, ecco, già stavo facendo l'errore di non spiegarvi un passaggio, di non farvi notare un passaggio. Creo un nuovo file, nuovo, ora si è fissato, che mi deve far fare solo la cartella, ecco. Scelgo documenti di Google, che era uno, insomma, delle applicazioni per il trattamento del testo che mi avevate segnalato, ci clicco sopra e questo mi dice subito crea e condividi. Allora, non è solo la facilità, cioè creare un file qua dentro come questo, non è solo la facilità poi di condividerlo con il docente, cioè, come dire, c'ho la consegna da fare. Quindi lo vado, l'ho condiviso senza formattazione, no, stavolta lo incollo così com'è, così magari mi prende anche delle piccole modifiche. Eccole qua. Allora, non è solo il fatto che io lo possa condividere con il prof, facile facile, perché lo invito a collaborare a questo file e lui ce l'ha a disposizione. Il punto è che io qua sopra posso fare collaborare anche i ragazzi organizzati in gruppo, o addirittura tutta la classe. E posso fare le stesse identiche cose che faccio su un software locale, come LibreOffice o come Word di Microsoft, ma in più ho la potenza della condivisione, che non è affatto una banalità, cioè questa cosa apre uno scenario diverso che impatta fino agli stili nella letteratura, generi letterari che si sono sviluppati da con la nascita di internet, di queste potenzialità di condivisione dei testi collaborativi, no? Quindi la scrittura collettiva esisteva anche prima di internet, ma la scrittura collettiva oggi, come dire, diventa quasi un dovere sociale, diventa perché è talmente facile accedere a questi strumenti che è assolutamente necessario spiegargli ai ragazzi sin da bambini perché appunto possono perfezionare le loro capacità di analisi e sintesi del testo appunto facendo inferenze, riconoscendo la struttura, eccetera. Possono naturalmente anche costruirlo insieme il testo. Adesso io immagino che voi tutte siete abili e arruolate, magari mi sto sbagliando, magari no, non è questo, magari se qualcuno lo conoscesse sarebbe anche meglio. Io condivido con voi nella chat il link a questo file, poi ci cliccate sopra e fate un copia e incolla delle cose che vi pare e piace, insomma, adesso non importa
diciamo, la coerenza, la coesione, insomma, che sono i due requisiti, diciamo, della qualità del testo. Però per farvi vedere la potenzialità, se qualcuno di voi non l'ha mai utilizzato, potrebbe essere la prima volta. Se l'avete già utilizzato, fatelo, così mi date la soddisfazione di e potete incollarle le vostre cose sotto, potete incollarle sotto. In realtà che potremmo essere un gruppo in cui io dobbiamo fare la ricerca sul carnevale. Io ho portato la voce enciclopedica della Treccani, voi potreste portare altre fonti, ad esempio. Le andate a cercare su internet, su un motore di ricerca, e non copiate naturalmente la stessa cosa che ho copiato io. Così diventa un prodotto un po' più complesso. Qualcuno mi ha tagliato fuori. È successo? Ah no, il carnevale dei lupacchiotti. No, vabbè, mi sembrava fosse successo qualcosa delle modifiche fatte. Sono spariti i titoletti? No, eccoli. Questo è un altro titoletto. Allora, la titolazione, voi lo sapete, è una cosa utilissimissima, ma che i ragazzi non padroneggiano. No, io sono wikipediano, come sapete, quindi insegno ai ragazzi a scrivere le voci su Wikipedia, dove la titolazione è proprio uno degli elementi fondamentali. Se non sai titolare, praticamente la voce enciclopedica non la scrivi. Vi garantisco, guardate, anche ai ragazzi di 17-18 anni non è affatto semplice arrivare a trovare le parole giuste per titolare un paragrafo. Quindi su questo bisogna naturalmente lavorare tantissimo. Lo ripeto poi anche, io non sono un insegnante che insegna la comprensione del testo. Io adesso, questo è solo un pretesto per farvi vedere alcuni strumenti che connettono la comprensione del testo alle tipologie di fonti informative. Non so se avete fatto qualche modifica, ecco, qualcuno ha messo un'immagine, eccetera, insomma, ecco. L'interazione con il testo, la manipolazione del testo, in questo caso non è solo individuale, ma è collettiva. La cosa altrettanto interessante poi è che tutto quello che faccio io individualmente è reso visibile agli altri. Che ne so, se sulle festività pasquali ritengo di voler aggiungere un commento, nessuno mi impedisce di selezionare la parola. Cliccare con il tasto destro, scrivo un commento e scrivo ricordarsi di fare un approfondimento. Faccio per dire approfondimento, commenta, e il commento sarà qua disponibile, no? Sulla destra. La stessa cosa potete fare anche voi, cioè chiunque, mettiamoci, suddividiamo il testo in parti, ognuno ne legge una, poi ognuno quindi deve fare delle considerazioni su queste porzioni di testo. Ognuno commenta, i commenti sono visibili a tutti quanti, sono visibili. Quindi, se ho bisogno di riconoscere il chi, il cosa, il quando, il perché, il dove, in realtà potrei anche darlo a cinque lettori diversi, eh? Ognuno ha una domanda alla quale rispondere, ognuno lo legge focalizzando su quegli aspetti. I bibliotecari lo sanno che non è affatto semplice soggettare un libro, cioè praticamente farne emergere in sintesi il significato che questo porta in sé. Allora, se non ci sono controindicazioni a voi, ecco, Carnevale di Putignano, ad esempio, vedete, questa è una cosa importante, dove si potrebbe fare, ad esempio, l'elenco delle città nelle quali viene svolto il Carnevale, quelle più importanti, eccetera. Se non ci sono, se allora io vado avanti, io vorrei andare avanti. Se invece volete che mi soffermi qua, me lo dite. Se non mi dite niente, io vado avanti. Perché fino ad ora davvero non abbiamo fatto niente di così importante dal punto di vista, diciamo, dello scopo ultimo di questo.
corso. Abbiamo fatto proprio le basi, la videoscrittura la pratichiamo ormai. Io penso di aver imparato a scrivere nel 92 la prima volta. Penso la prima edizione di Word, la prima versione di Word, su quei computer che si usavano all'epoca, quelle scatolette enormi. Sono ormai 30 anni, insomma, che si scrivono. Ecco, tra l'altro, sono ormai 30 anni che si producono testi, ma in realtà l'editoria ha iniziato anche 40 anni fa a produrre i libri in formato digitale. Cioè, i libri non nascono più come nascevano sotto Gutenberg, insomma, da Gutenberg in poi. Perlomeno dagli anni 80, e c'è un romanzo, ad esempio, il romanzo di Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, che, no, ruota anche attorno proprio a questa storia qua di computer nel quale sono salvati dei testi, per dirvi che i libri nascono già digitali ed è allucinante, ve lo dico proprio allucinante, che non ci siano tutti quanti i libri disponibili in formato digitale e la maggior parte sono ancora in formato cartaceo. È semplicemente assurda questa cosa, sembra proprio controsenso rispetto a dove stiamo andando. Perché appunto il testo digitale ha delle potenzialità che sulla carta sono inesprimibili. Bene, non ci sono controindicazioni, quindi io vado avanti a questo punto. Vado avanti e mi devo riprendere la mia scaletta. Allora, cosa posso fare di questo testo? Adesso io cancello queste cose qua, che sono solo un po' di rumore, sono una leggenda che devo togliere. Faccio così, seleziono tutto, tasto destro, copio, e vi ricordate, no? L'altra volta, vado sul conta caratteri, l'altra volta avevo messo tutta la ricerca, l'esito di tutta la ricerca, insomma. Era stato solo un piccolo accenno. Adesso metto solo la voce carnevale dell'Enciclopedia Treccani e quelle righe che avete aggiunto voi. Ecco, vedete, il conta caratteri è già un bello strumento da fare vedere, eh? Lo dicevamo già l'altra volta e vale la pena di utilizzarlo sempre, anche se vi dovete preparare un discorso, dovete scrivere qualche cosa che deve durare pochi minuti, insomma, che sapete che deve durare pochi minuti, questo conta caratteri si usa in un batter d'occhio. Il punto è che ci sono tantissimi altri software per fare, naturalmente, analisi del testo. Io adesso ve ne elenco rapidamente almeno due o tre. Allora, uno è questo. Qualcuno l'aveva anche menzionato, Word Cloud. È un'applicazione online facile da utilizzare, in cui incollate il vostro testo e fate una mappa del testo che avete. Allora, bisogna però che lo carico. Bisogna che lo carico dalla, allora, file, facciamo così, New World Cloud. Sì, ok, questo va bene. Oddio, non mi ricordo più, un po'. Ecco qua, incolla, applica, e in 448 mi fa una bella mappa del testo utilizzando tutte le parole naturalmente, però poi nessuno mi impedisce in realtà di andare a modificarne, a ridurle, ok? Posso anche, ci sono tantissimi tipi di temi, ci sono anche che possono essere utilizzati, colori, eccetera. Questo è per dirvi che cosa? Che con questi strumenti riesci subito a capire naturalmente quali sono le parole più ricorrenti, la stessa cosa di che fa il conta caratteri, però te le rappresenta anche sotto forma, sotto alcune forme che tu puoi scegliere, insomma. Ecco, dal punto di vista grafico, così anche della creatività, può essere interessante utilizzarlo. Guardate, ci mettete 10 minuti a capire come funziona. Io non mi soffermo troppo su questo, poi magari dedicheremo una lezione vera e propria.
nello specifico. Allora, un altro strumento che invece vale la pena vedere, e vado a questo punto sempre nella mia famosa cartella, dove che l'ho messa? Ah, qua, eccola, nella mia famosa cartella dei materiali dei corsi. Se clicco su nuovo, dentro il menu di Google trovo, come sappiamo, delle applicazioni. Nel sottomenu altro c'è anche un link, perché questo è un link, a un'applicazione esterna a Google, ma che è integrata, si chiama Mindomo. Mindomo, io adesso, qualcuno di voi ha già scritto mappe, perché insomma, penso alle colleghe che conosco, so che insomma queste cose le usano ordinariamente. Però vedete, io posso già creare una mappa, una mappa che ha il pregio di essere anche condivisibile con gli altri, può essere anche una mappa collettiva, per cui vedete io passo dal testo continuo, dal testo continuo a una rappresentazione sintetica di quel testo lì, utilizzando una mappa mentale, una mappa concettuale, un organigramma. Vedete, queste sono alcune opzioni offerte in modalità free. Questo software in realtà per funzionare per mettere a disposizione tutte le sue potenzialità deve essere pagato, chiede insomma un minimo di pagamento. Vabbè, prendo una mappa mentale vuota, crea, giusto per farvi vedere rapidamente come la facilità con cui si fa una mappa mentale. Vedete, qua c'ho il centro, c'ho il concetto chiave, dopodiché inserisco i rami. Aspetta, allora, no, qua che mi ha sottolineato adesso. Allora, aspetta un attimo, insert, ma perché non me lo fa inserire? Ah, eccolo, eccolo. C'è qualche problema? Eccolo qua, inserisci sotto argomento e metto, che ne so, maschera. No, metto le famose domande. Chi? No? Chi? Quali erano le domande? Ogni volta mi vedevo. Chi? Cosa? Perché, quando, quando e dove, giusto? Dove? Venezia, per dire. Scusate, questo lo tolgo, elimina, inserisci sotto argomento, Venezia, Fano, Viareggio. La cosa bella è che posso anche inserire delle immagini, posso anche inserire, no? Quindi se nessuno mi impedisce di andare qua e cercare un'immagine tramite l'indirizzo, Carnevale. In realtà c'è anche la ricerca interna, ma funziona solo se si paga. Prendo la fotografia del Carnevale, proviamo a tirar su tutto questo indirizzo, no? Facciamo così, copio con il tasto destro, salva, copia indirizzo dell'immagine, torno sul mio file di Mindomo, inserisco l'URL, do l'invio e mi trova l'immagine, mi mette l'immagine della città dentro all'elemento della mappa. Io non uso Mindomo perché appunto a pagamento uso un piccolo software in locale, me lo sono scaricato, costa 10 euro all'anno, si chiama Mind Maple, eccolo qua, e mi consente di fare un po' di mappe, insomma adesso ve ne faccio vedere magari qualcuna. Ecco, questa è la mappa del progetto, per dire, no, del progetto didattico, vedete che anche un po' me lo sono organizzato in questo modo, ma sono veramente facili da fare. Il punto è, non è tanto il risultato, no? Il software o il risultato finale, il punto è il processo. Imparare a fare le mappe naturalmente non è proprio una sciocchezza. Si inizia dalla prima elementare, si inizia ragionevolmente, insomma, ecco, una buona scuola inizierebbe già dalla prima elementare, in terza elementare i bambini sarebbero già in grado di creare classificazioni, collegamenti, individuare elementi, eccetera. Quindi, Mindomo ve l'ho fatto vedere, Mindomo, insomma, come si pronuncia.
Vi ho fatto vedere Word Cloud e il contacaratteri. Un software interessante che ho scoperto sotto la pandemia è questo qua. Si chiama Lydia Text. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Se qualcuno di voi lo conosce, me lo dica perché magari sarò io a farmi fare una lezione da lui, da lei, in questo caso. Ci siete, vero? Datemi un feedback. Sì, ci siamo, Ci siamo. Tommaso. Ok. Allora, Presente. ecco, Lydia Text è un software italiano, tra l'altro. È molto interessante perché consente di fare dell'analisi del testo, consente di fare l'analisi del testo anche tenendo conto della questione dell'accessibilità. Quindi, no, vabbè, questo lo lascio qua perché in realtà a me mi serve. Vedete, ho fatto un piccolo esempio. Se creo un nuovo carnevale, per dire carnevale Treccani, faccio così, incollo la voce della Treccani qua dentro, mi dovrebbe aprire. Ah no, non me lo fa fare. Dove me lo fa fare? Aspetta, è che non ho imparato certamente ad usarlo ancora al massimo. Vi faccio vedere quella che ho già fatto. A questo punto faccio prima. Questo è molto interessante perché vedete, cancello elemento. Allora, voi potete incollare il testo della vostra ricerca e poi selezionare le parole significative ed estrarre il concetto. Il concetto viene estratto e viene messo qua, sulla destra. Vedete, io ne ho estratti un po', ho estratto, che ne so, alcune azioni, alcune festività, alcune maschere, alcuni termini significativi, alcune città. Bene, a questo punto, una volta che ho selezionato tutti i termini significativi, vado su mappa e me li propone qua, me li propone, non tutti organizzati. Adesso questo l'avevo fatto io come esempio, l'avevo fatto per arrivare subito al dunque, però ve li dà tutti i pezzi, ve li dà tutti scomposti, ve li dà, e voi li componete come vi pare, ok? Inserendo anche qua delle immagini, delle cose. Questa è una mappa concettuale, naturalmente, che a differenza delle mappe mentali, richiede un grande controllo delle gerarchie tra i termini, mentre nella mappa mentale un po' c'è una massima libertà, qua invece sono, come dire, molto più rigide nella mappa concettuale i collegamenti tra i due elementi perché qua ci sono dei verbi, cioè gli elementi vengono collegati da verbi, no? Riti, durante i riti appunto si può ballare, no? Puoi ballare, puoi mascherarti, puoi mangiare certe cose, insomma, eccetera. Quindi io anche su questo vi do solo lo spunto. Ripeto, io non l'ho usato massicciamente perché ne ho uno, c'è un software mio qua in locale, uso quello perché lo uso tutti i giorni, perché mi organizzo anche la settimana di casa, insomma, ecco, con le mappe certe volte quando ho troppa confusione in testa. Vale la pena darsi un'occhiata a questo strumento qua, vale la pena. Adesso invece io vi voglio fare vedere un altro strumento. Scusatemi, oggi sto parlando più di quanto mi sarei aspettato, però anche per me è un po' un esperimento nuovo, ragionare sui software, quindi abbiate un po' di pazienza. Quello che vi voglio fare vedere adesso è un'altra cosa invece. Apro una nuova scheda, torno un attimo sulla mia ricerca, che era questa. Quella di oggi, cioè non sulla mia ricerca, sulla mia voce enciclopedica, alla quale avete aggiunto qualche cosa, alla fine avete aggiunto un altro po' di testo. Bene. Allora, cosa faccio? Seleziono, modifica, seleziona tutto, copio la mia voce enciclopedica e stavolta la apro con un altro software. Questo è l'ultimo software che vi faccio vedere. Ma questo è talmente enorme sto software che poi magari se vi piace ci passerete la vita. Soprattutto se vi interessano o
cioè, lavorare sui testi in maniera massiccia e forsennata, direi. Si chiama Voyant Tools ed è un software per l'analisi dei testi digitali, naturalmente. È stato tradotto in italiano ed è stato comunque ed è una produzione americana nata sulla scia di uno studioso che parla appunto di distant reading, cioè praticamente una disciplina che analizza i testi, nello specifico i testi letterari, a distanza, cioè senza leggerli. È una cosa un po' provocatoria, insomma, ecco, che hanno lanciato ormai un po' di anni fa, almeno forse una ventina di anni fa, che poi si è concretizzata in questo software che voi trovate disponibile online gratuitamente, così lo potete usare collegati, ma nessuno vi impedisce naturalmente di scaricarlo e installarvelo anche sul vostro computer. Se avete dei ragazzi, ad esempio, che non hanno una buona connessione, volete farglielo testare, glielo fate scaricare una volta e poi fanno i loro esercizi qua sopra. Allora, come funziona? Come funziona? Aggiungi i testi, inserisci uno o più indirizzi, mi dice, oppure incolla il testo completo. Io incollo il testo, ce l'ho copiato poco fa, incolla, rivela, e stavolta il pannello di controllo, il dashboard, non è più né il contacaratteri, né il Word Cloud, neanche l'IdeaText, diciamo, che è anche un'altra cosa che serve appunto per fare delle piccole mappe. In questo caso si parla appunto di un software per il data, per il text mining, quelle cose che fanno i grandi player digitali, Google, eccetera, con strumenti naturalmente anche più potenti di questo. Ecco, noi lo possiamo fare in versione scolastica, in maniera molto professionale, naturalmente, limitatamente ai testi che ci interessa analizzare. In questo caso ho caricato una voce enciclopedica. Di questa voce enciclopedica, come negli altri casi, mi fa vedere qua sulla sinistra una mappa cioè una nuvola delle parole più ricorrenti. Vedete, ci passo sopra con il mouse e mi dice quante sono le occorrenze. Se voglio aumentare il numero di caratteri da visualizzare, tac, li aumento, oppure li aumento, li riduco, insomma. Allora, gli stessi termini voi li trovate anche elencati qua. Li trovate elencati qua, un elenco proprio ragionato da 1 a n con le occorrenze conteggiate. Se voi ad esempio selezionate carnevale, cosa fa? Cambia, vedete le prime tre finestre cambiano con il loro contenuto. Nella seconda cominciano a comparire selezionate le parole che avete scelto. Nella destra, nel riquadro a destra, vedete l'andamento della parola all'interno del testo. Il testo viene suddiviso in 10 porzioni e in ogni porzione ti dice quante volte ricorre quella parola lì. Adesso io ho selezionato solo carnevale, ma se voglio capire quante volte la parola carnevale è vicina alla parola maschere, seleziono anche maschere. Vedete, nella prima parte del testo non si parla una volta di maschere, e poi dopo a un certo punto c'è un'impennata di occorrenze, perché evidentemente qua c'è un paragrafo nel quale si parla di maschere. Bene, sotto sul riquadro a sinistra voi trovate un riepilogo, un sommario di tutti gli elementi, quindi parole più frequenti, sintagmi, eccetera. Ma questo adesso io non sto ad approfondirlo, vi preferisco farvi vedere invece questa funzione qua sulla destra, in basso a destra, con testi. Allora, cosa fa? La parola carnevale me la visualizza qua nel suo contesto, diciamo, sintattico, nel punto del testo in cui questa compare. E naturalmente io da qui posso ricostruire tutti i periodi in un batter d'occhio. Io riesco a capire tutte le volte che si parla di carnevale a che cosa ci si fa riferimento, perlomeno nella voce enciclopedica che ho selezionato. Adesso esco da qui, abbandono questa voce, questo lavoro, lo abbandono, torno nella home page.
e vi faccio vedere un altro giochino, sempre qua sopra. Stavolta io non copio il documento che abbiamo pasticciato insieme poco fa. Non copio quello, vado direttamente su Google, no, ci sono già, scrivo Carnevale Treccani, invio, mi prendo la mia voce enciclopedica dei Treccani ragazzi, seleziono il link, copia, e lo vado a incollare qua dentro, incolla, il risultato sarà uguale, identico a prima. Dovrebbe fare veloce, speriamo. Sì, il risultato è grosso modo identico a prima. Ci sono un po' di parole in più legate, diciamo, al frame della pagina, al layout della pagina web, però grosso modo il risultato è lo stesso. Di nuovo, anche qua, abbandono questa sessione. Cosa faccio stavolta? Incollo l'indirizzo che ho già in memoria, che è della Treccani. Poi torno di nuovo su Google. Stavolta scrivo Carnevale Wikipedia. Invio Carnevale Wikipedia, copio l'indirizzo del Carnevale, della voce Carnevale di Wikipedia, e la incollo qua sotto. Rivela, mi analizza separatamente i due documenti e li innesta l'uno nell'altro. Per cui me li fa analizzare o insieme o separatamente. Qualcuno mi ha scritto? No. Apra il microfono se qualcuno sta parlando, perché sennò dovrei abbandonare la sessione, cioè la presentazione. Allora, vedete, adesso ho le occorrenze delle parole su tutte e due, su tutti e due i documenti, di cui ho collegato solo il link. La parola carnevale, come vedete qua sotto in basso a destra, adesso mi viene analizzata. Ve lo faccio vedere in modalità più grande, faccio un'esportazione che potete poi anche condividere quando imparerete a usarlo, vedrete, è una roba veramente mostruosa questo software, perché la parola carnevale adesso me la presenta nel suo contesto, nel primo documento, vedete, documento numero uno, ma poi in basso vedo anche il documento numero due. Per cui capite che posso andare a studiare il significato della parola carnevale nel suo contesto semantico e sintattico in tutti e due i documenti. Torno nella dashboard di comando e a questo punto gli dico: guarda, non mi fare vedere tutti e due i documenti messi insieme, fammi vedere solo il documento 1. Clicco, fammi vedere solo la voce di Wikipedia analizzata, e lui mi farà vedere il risultato solo della voce di Wikipedia. Ci mette un attimo naturalmente a ricalcolare, ma dopo un po' naturalmente ce la fa, e adesso, no, ancora qua sotto non cambia. Perché, ecco, adesso l'ha ricalcolato. Ecco, sugli andamenti ancora mi fa vedere sempre tutti e due i documenti. Perché non me l'ha aggiornato? Fammi vedere, no, credo dovrebbe aver aggiornato, mannaggia. Non lo so perché, ecco, sì, adesso c'è solo Wikipedia. Sì, adesso c'è solo Wikipedia. Allora, vedete, guardate, ritorno un'altra volta fuori da qui, perché vi voglio ricordare appunto quello che ho fatto. Ho incollato due indirizzi, quello di Wikipedia e quello della Treccani. Potrei incollarne anche 3, 4, 5, 6, 10 indirizzi, ok? Adesso voi però immaginate di non voler caricare solo link a pagine di siti web, di voler caricare dei libri interi. Allora, io mi sono preparato degli esempi, La prossima volta approfondiremo il tema della ricerca delle fonti, quindi andremo a vedere dove cercare le fonti. Però voi sapete che online sono disponibili centinaia, migliaia di libri, ad esempio in pubblico dominio. Allora, vi scaricate i file di questi libri in pubblico dominio, dopodiché li analizzate utilizzando Voyant Tool. Io adesso ho preparato un paio di esempi veloci.
Allora, carica, invece stavolta di prendere un link o di incollare il testo che ho copiato in memoria, lo carico direttamente dal mio computer perché mi sono scaricato i libri. Bene, voglio fare l'analisi di tre romanzi di Salgari. Voglio fare, ce li ho qua. Salgari, il ciclo dei pirati dei Caraibi. Bene, seleziono i miei tre romanzi, 1, 2 e 3, che sono Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, la regina dei Caraibi e il Corsaro Nero. Apri, e se tutto fila liscio, Voyant nel giro di qualche secondo mi carica tutti e tre i romanzi di Salgari, che è morto da più di 70 anni, quindi la cui opera in italiano, quindi anche facile per me da analizzare, è disponibile a tutto il mondo, insomma, gratuitamente, potete farne anche scempio, se vi pare. Ci mette un attimo a caricare il corpus delle opere che ho selezionato, ma speriamo che la mia connessione stamattina vi aiuti. Se avete una buona connessione, questa roba qua la fa nel giro di qualche secondo. Invece, vedete, a me ci sta in basso a sinistra, c'è il conteggio del caricamento. Siamo al 60%. Ma abbiate pazienza, stiamo caricando tre opere di cui non conosco la dimensione, ma immagino che non siano proprio dei panflettini, insomma, ecco. Magari saranno da 400 pagine l'una, saranno. Sto caricando delle opere di narrativa, attenzione, ma nessuno mi impedisce di caricare delle opere di filosofia, prendere tutto Platone, tirarlo dentro e fare delle analisi linguistiche su Platone. Allora, guardate un po' che ce l'ha fatta, adesso ha finito di caricarli, ecco qua, sono tre romanzi di Salgari caricati dentro Voyant Tool. Qua c'ho la prima, una mappa dei termini più ricorrenti, cioè non più ricorrenti, di tutti i termini naturalmente, da quello più ricorrente a quello usato solo una volta. Posso modificarla come mi pare, dopodiché posso vedere ad esempio la parola Corsaro in tutti e tre i romanzi dove ricorre più frequentemente. E posso, vi ricordate, selezionare anche il singolo romanzo, eventualmente analizzarlo individualmente. Qua in fondo, sulla destra, ho l'analisi del contesto. La parola Corsaro, abbiamo detto, compare in tutti e tre i romanzi. Oppure la parola Carmò compare in tutti e tre i romanzi. Io non ho letto Salgari, quindi non saprei dirvi molto. Ecco, vado a fare un'analisi di questo, un'analisi un po' più chiara. Vado a fare un'esportazione per usare meglio il testo. Allora, ecco, la parola Corsara a sinistra ha queste parole, a destra ha queste altre. Nel primo documento, che è la regina dei Caraibi. Ma se io sfoglio, scorro fino in fondo, troverò la parola Corsaro nel secondo libro e poi la parola nel terzo libro. Per cui voi capite, se dovete studiare Dante, per dire, volete vedere il punto in cui ricorre la parola Ulisse o in cui ricorre la parola Filippo Argenti o in cui ricorre la parola Occhi, voi capite che in questo modo andate a trovare subito il punto. Uguale per Salgari, in questo caso la parola significativa è Corsaro e la parola Corsaro ricorre in tante parti del testo. Adesso, questo strumento ha 5 finestre, ma in realtà gli strumenti che voi potete selezionare sono 12. Io ve ne faccio vedere uno, almeno uno qua. Allora, al centro. Seleziono questa finestra, strumenti per corpus. Scusate, sto andando un po' oltre le 11, ma mi piaceva arrivarci un po' lungo qua. Cioè, non avrei voluto arrivarci un po' lungo, ma insomma, così è. Scelgo lo strumento Dreamscape. E in una frazione di secondo cosa fa il software? Analizza tutti e tre i romanzi di Salgari e mi dice quali sono i posti, le località che sono menzionate e me le visualizza sotto forma di mappa. Per cui ecco, io posso seguire le vicende di questi corsari anche
come sotto forma di mappa. Adesso la ingrandisco, faccio un'esportazione per avere una visualizzazione più chiara, mi fa vedere tutto il pianeta, voi vedete questi corsari praticamente come vanno girando all'interno dei romanzi di Salgari. Non so cosa, voi siete in silenzio e magari non ve ne frega niente, però a me pare davvero straordinario sta roba qua. C'è una roba quasi impensabile da fare a mano, insomma, seguire i posti per posto il corsaro leggendo sul libro di carta, una roba che ci metti 3 mesi a fare se ti va bene, invece qua ce l'hai in un batter d'occhio disponibile. Vi ho fatto vedere questo, ma potrei farvi vedere anche altri strumenti del tipo: volete fare un mandala con le parole più significative dei 3 romanzi di Salgari, lo potete anche fare, no? E andare a scoprire praticamente i ruoli che ci sono sempre tra i vari termini. Allora, vi ho fatto vedere Salgari, vi ho menzionato Dante, ma nessuno vi impedisce di caricare Pinocchio, le favole di Andersen o quello che vi pare, qualsiasi tipo di testo. Beh, a me mi è capitato anche di farlo con Kant, mettendo in relazione la critica della ragion pura con la critica della ragion pratica, e ci sono un sacco di cose che sono difficilissime da scoprire leggendo sul libro di carta, mentre con una piattaforma così faccio un text mining praticamente immediato. Adesso esco da qui, vi faccio vedere l'ultimo esempio, che è quello precaricato, che mette a disposizione Voyant per farvi vedere la potenza inaudita che c'è sto strumento. Allora, invece di andare su carica, stavolta vado su apri. Chi mette a disposizione, serve l'azienda, cioè l'azienda, insomma, l'università che mette a disposizione questo strumento, questo sito, diciamo, che non è quello scaricato sui vostri computer, mette a disposizione 2 corpus. Mette il corpus degli scritti di Shakespeare e le novelle dell'Osten. Quindi scelgo i racconti di Shakespeare, li apro, cioè i racconti, gli scritti di Shakespeare, e qua avete un'analisi in una frazione di secondo di quante opere sono 37 documenti caricati per un totale di 895.000 parole, organizzate nei modi naturalmente che voi magari conoscete meglio di me. Io Shakespeare lo conosco davvero relativamente. Se voglio scoprire tutti i posti citati nelle opere di Shakespeare, posso selezionare il mio Dreamscape, la mia mappa. Se tutto fila liscio, vedete, in una frazione di secondo mi apre la mappa di tutti i posti citati da Shakespeare nella sua opera. Attenzione, non è proprio, cioè, ci sono anche purtroppo delle imprecisioni che sono legate agli editori, vedete? Sono 37 documenti caricati con l'opera di Shakespeare, voi trovate menzionati questi posti, trovate menzionati. Adesso la ragione per cui sono menzionati questi e non altri, io non so darvela, non conta adesso per me il contenuto, conta solamente avervi dato un assaggio di questo strumento che io trovo davvero straordinario. E si può lavorare appunto sia con i racconti per bambini, anzi addirittura, l'ultima giuro che vi dico, per gli insegnanti che hanno i compiti, che danno i compiti, insomma i temi da sviluppare ai ragazzi, voi potete intanto farli fare su Google Doc per fare subito, per averli subito a disposizione. Una volta che ce l'avete su Google Doc, potete benissimo caricarli separatamente dentro Voyant Tool e analizzarli o tutti insieme o uno alla volta, e vedere che tipo di posti, che tipo di personaggi, che tipo di caratteristiche questi compiti che hanno fatto i ragazzi hanno. Quindi vanno bene i siti, vanno bene i romanzi, vanno bene i saggi, vanno bene qualsiasi tipo di testo, purché sia scritto in digitale. Fermo, torno in classe e se volete dirmi qualche cosa.